soltanto dal 2011 che abbiamo edizioni che abbiano una cadenza annuale, proprio in occasione della festa del pane, perché l'idea era tenere insieme l'infiorata, che è la nostra eccellenza, con il pane, che è l'altro nostro prodotto tipico di qualità che ci rende famosi nel mondo. Oggi qui realizziamo quattro quadri diciamo realizzati con i materiali per la panificazione e tre intermezzi floreali. Dunque sperimentiamo questa tecnica nuova, che non è un'infiorata tradizionale, per i quadri, che sono 4x6, mentre per gli intermezzi manteniamo invece la tecnica classica dell'infiorata. La cosa bella è che qui abbiamo diverse squadre che collaborano e lavorano insieme, e quindi oltre a una serie di maestre e maestri che fanno parte dell'Accademia dei Maestri Infioratori e che hanno formato anche delle nuove leve che provengono sia dell'Istituto De Santis sia dal Bailati, abbiamo la collaborazione della Proloco. Ieri allo spiluccamento abbiamo avuto anche la collaborazione dell'Associazione Campaniello. Cioè, ci piace realizzare con questa piccola infiorata, che comunque è di dimensioni notevoli, una collaborazione ancora più stretta fra le maestre e i maestri capipezzo, ma anche i realizzatori, che hanno un'ulteriore occasione per mettersi alla prova con questa nostra arte effimera. È una strada che comunque ha un significato. È una strada che è stata scelta proprio perché era la strada di Genzano lungo la quale sorgevano più forni, quindi lungo la quale c'erano maggiori attività dedicate alla panificazione. Noi sappiamo che la panificazione è per noi una produzione di eccellenza, per la quale abbiamo anche il marchio IGP. Siamo alla 36esima edizione della Festa del Pane e, già che Genzano è fondamentalmente la città dell'infiorata, non c'era sembrata cosa più opportuna altra se non quella di tenere insieme l'infiorata e il pane. Un tuo quadro inserito nell'infiorata di pane, che però ha un messaggio importante. Sì, ce lo spieghi, Daniele? Vuole sensibilizzare la gente a quello che sta succedendo, cioè il prosciugamento del lago di Nemi. Infatti il quadro si chiama Salviamo il lago di Nemi, poi vi rimando per la descrizione ai social perché è piuttosto lunga. E la situazione è molto grave, estremamente grave, è totalmente sottovalutata da tutte le amministrazioni negli ultimi 20 anni. Diciamo che si stanno scendendo i livelli da 40 anni, ma da 20 anni sono abbastanza evidenti. E io ho fatto dei conti simulando che il lago sia un cono, e partendo dal volume adesso e dalla profondità ho valutato che ci vorranno circa 10 anni per andare a secco, continuando con questa velocità di discesa. Quindi con questo quadro cosa hai voluto imprimere? Sensibilizzare, perché nonostante questo molti ancora sono convinti, andando in giro, dicono che è dovuto alla siccità. No, non è dovuto alla siccità, questo problema è dovuto dall'uomo e l'uomo se ne deve rendere conto. E quindi questo vuole richiamare l'attenzione sul problema e su quello che noi stiamo perdendo, perché è una ricchezza enorme, sia storica, naturalistica. E se continua così noi la perderemo, diventeremo una provincia, una borgata di Roma, qualsiasi. E il quadro cosa rappresenta nello specifico? Rappresenta una donna che vuole rappresentare, diciamo, madre natura, se vogliamo, che gli si ispira, guarda il cielo e trae ispirazione dalla natura. Infatti il tema era la generosità, e questo vuole esprimere che noi siamo ricchi perché la natura è stata generosa con noi.